Si è discusso dello stato di avanzamento dei lavori, di messa in sicurezza del viadotto Ritiro e delle opere connesse, alla presenza del RUP Anna Sidoti, di un rappresentante dell'impresa appaltatrice, la Toto Costruzioni, l'ingegnere Roberto Pinnizzotto e del vice sindaco Salvatore Mondello, questa mattina in commissione lavori pubblici a Palazzo Zanca. Durante il dibattito, come spiega il presidente Libero Giovani, sono state chiarite le prossime fasi legate alle successive operazioni di svaro che prevedono la realizzazione di una rotatoria a carico della Toto Costruzione sul viale Giostra, che consentirà di far rientrare nuovamente dallo svincolo di Giostra tutto il traffico proveniente da Palermo e che quindi uscirà dallo svincolo inaugurato nello scorso mese di aprile. Questa possibilità che l'impresa ha proposto di deviare il traffico sugli svincoli Giostra ci consentirà di ridurre il doppio senso che era previsto dal Tarantonio fino a Messina Centro, quindi l'abbiamo ridotto a 6 mesi. Adesso è allo studio un'ulteriore possibilità di evitare questo doppio senso dal Tarantonio, che sono, praticamente sarebbero circa 9 chilometri di doppio senso, ovviamente rappresenta una criticità notevole che ci auspichiamo di poter eliminare. A spiegare in che modo ciò influirà sulla viabilità cittadina il vice sindaco Salvatore Mondello, che ha chiarito anche che la competenza sul viadotto di collegamento Giostra Annunziata, già munito di collaudo, è del comune e che un'eventuale apertura dell'infrastruttura avverrà solo in subordine alla precedente ipotesi, in quanto si ritiene che un'apertura immediata produrrebbe una commissione di vari flussi veicolari che quindi pregiudicherebbe la sicurezza. Annunciata dal vice sindaco anche la richiesta di finanziamento indirizzata alla Regione per il progetto definitivo relativo alla realizzazione della seconda canna della Galleria San Iachiddu, per la quale si deve solo procedere all'aggiornamento del quadro economico. Ma la piena efficienza probabilmente si verificherà quando e se ci sarà la possibilità di aprire la seconda galleria, per la quale esiste un progetto che fa parte del più ampio progetto generale degli svincoli. E se lo stesso poi sarà regolarmente finanziato dall'assessorato regionale, così come ci è stato detto in alcune riunioni tecniche per le quali si pensa di avere la possibilità di finanziare l'opera.